Vediamo un po' com'è. Allora, setting è la prima cosa che faccio. Questo è sbagliato, vedi? Devi mettere questo. Fatto. Ma l'hai modificato? Ma sta andando bene questi? New game. Magari si modifica qui in gioco. Che succede? Sta caricando, sì? Io non tocco nulla. Io sto fermo, non vorrei che si bloccasse all'improvviso. Che ansia. Oh, ok. Ci siamo. Sensibilità da abbassare in una maniera considerevole, tipo così. Oh. Quasi. Così è troppo però. Allora un po' di più. Purtroppo nei giochi FPS è tutto da fare un marchingegno del genere. Perché non voglio la. Ok, mi sento già a casa. Non in questo senso, non in questa di casa perlomeno. Stando liscio, sì. Mi posso fidare. Allora, c'è l'urina e la sporcizia 0, ma sono affamato di 1. Come esco da qui? Go to your shop. Ok, c'è il tutorial da fare. Ma sono in prigione, non ho capito. Scusi, mi sente? Sento uno camminare qui fuori. Vado a premere un tasto che ancora non conosco. Poi è tutto chiuso. Allora, andiamo a vedere i tasti I tasti. Non ci sono. E non mi dice cosa devo premere. Ma. C'era una cosa che si illuminava. O sono i riflessi del gioco, non capisco. Voglio uscire da qui. F. Oh, porca puttana. Aria fresca. Letame. Oh, pieno di letame in giro. Allora, cosa devo fare io? È un bel posticino, no? Allora, si illumina, sembra che lo possa utilizzare, in realtà sembra essere un riflesso. Va bene, mappa non ne abbiamo, no? Questa è casa nostra, ce lo dobbiamo ricordare. Ah, ecco, me lo dice adesso, press M to map. Allora, la mappa c'è. Minchia, una di quelle mappe brutte, ragazzi. Allora... sono di quelle mappe che serve l'orientamento. Se casa mia è qui, io cosa sto guardando? La montagna, quindi dovrei andare verso quella parte, no? Il mio shop dovrebbe essere verso questa parte. Posso anche saltare, che salti che fa Assassin's Creed, ragazzi. Manca solo la scivolata con però, mentre che si abbassa e siamo su COD. Allora, questo è uno shopperone. A noi serve il nostro di shop, forse è questo? Opala, sì, è il nostro. Allora, con Q possiamo customizzare lo shop. Allora, io direi che... però chiudiamo perché non siamo abbastanza... È tipo quel gioco che avevamo giocato in passato... Dove però eravamo nell'era moderna. Questa è in versione medievale. Allora, cosa abbiamo? Workbook. Toilet, bed, table.
Io direi di incominciare a piazzare tavoli. Dai. Sì, ogni giorno il mercato cambia, grande. Lo abbiamo già letto. Si restocca, sì. È la roba che abbiamo già letto prima, quindi saltiamo pure. Allora. Ah, di tavolo pensavo di averne due. Il cesso, anzi, prima il letto. Pensiamo qui, perché qui bisogna abbattere la fiacca. No, non fa, non posso. È roba che si piazza a casa, evidentemente. Ok. E devo premere Esc. Questo vero lo devo piazzare qui. Mettitelo qui vicino al borsello che ci serve. Permesso. Salva il gioco. Apri da sola alle 7 del mattino. E chiudi quando devi chiudere. Ok. Quanti soldi abbiamo? Abbiamo 30 danari. Apri il negozio. Abbiamo 30 danari. E noi dobbiamo rifillare sto negozietto che ci pare brutto. Allora, qui c'è un mercante. Andiamo, vediamo un po' cosa possiamo fare. Sono tutti belli spediti. Incazzosi, eh? Incazzosi come il titolo che vi stavo descrivendo prima, fatto in era moderna. Allora, cosa abbiamo qui? Come lo shop chiude? Oh! Ah, perché sono le 10 di cosa? Perché stai chiudendo? Lascia aperto! Che fai? Fanno così. Allora, il market è ancora più in casino. Aspetta, stando alla mappa è quello il market. Un po' di orientamento ancora lo conserviamo. Peccato che rispetto all'altro gioco non abbiamo un'automobile però sembra che la mappa sia più piccola. Questo o quello è lo shop? Mi sa che questa è una casa diroccata. Sa. Non fa proprio entrare. Meglio non porsi domande. Questa è la casa per chi non ha una casa. Allora, noi la casa ce l'abbiamo, quindi non ci fa entrare. No? Giusto? Quanto fogname. Questo è il mercato. Stando alla mappa. Buonasera. Qualcuno? Ho bisogno di robe. Robe per il villaggio. Sì, ma è tutto chiuso. Ma porca puttana. Ma sono venuto in un orario sbagliato. Non si spiega. Tutto bello che è disabitato. Vabbè, noi torniamo a casa un attimo. Sta scattando così, per parsimonia. Ah, cosa che. Vediamo se così continua a scattare. Sì. Con l'ovvio, che cazzo ce ne frega. Così? Va? Meglio accorgersene subito di queste cose. Noto sti cazzi, la grafica non era niente di che, quindi non è che ci abbia fatto questa grande differenza. Ok. Non c'è nemmeno una soundtrack sotto. Noi dobbiamo tornare a casa. Secondo me mi sono dimenticato qualcosa. Bui food. Sto morendo di fame, ma nel senso che non sto lavorando. Guardalo come salticchia, lui è felice. Permesso. E questa casa, dov'è casa mia? Dovrebbe essere questa? Com'è? È questa qua. C'è la porta già aperta, sì. Ok. Questa è la mia home. Infatti posso chiudere. Allora,
Voglio metterci un bel cesso. Così. E un letto dall'altra parte, così un po' più lontano, così non mi puzza il letto quando cago. Ok. E direi, uriniamo. Sembra che si sia fatto una doccia. Dormiamo. E vediamo che succede. Da questo si apre. Oh! Ma che bella giornata, sono le 7 del mattino. Magari se corro al mercato qualcuno lo trovo. Devo investire i miei 30 danari, no? Corri, corri. Devo investire i miei 30 danari il più velocemente possibile. Op, come lo shop è chiuso? Bestia. È comunque un posto vuoto. C'è un cazzo di nessuno. Ma io con chi devo commerciare se non c'è un cazzo di nessuno? Non me la rendono semplice. Se le cose non me le vendono, come lo faccio il... Come la manda avanti la baracca? Come la manda avanti la baracca se non trovo nessun venditore? Ma magari mi sono sbagliato io di posto, no? Speriamo. Che se no... Poi li giro tutti perché non ci credo che non ci sia nessun posto dove comprare cazzate da vendere. Magari è quello, non lo so. Comincio a sentirmi un po' confuso, eh. Questa è la casa dove... Esatto, mezza compenetrata. Non so, venderanno qui le cose? Voglio investire i miei 30 danari. Daily worker. Guarda, no, ne posso investire solo 10. Il worker va anche pagato. Cosa compro con 10 danari? Porca miseria. Scusi. No. Niente. La priorità massima è trovare i lavoratori, no? A sto giro, che sennò non trovo i lavoratori, come me le compro le cose poi da vendere? Non un cazzo! Non c'è nessun venditore. Non so davvero come agire. La direzione era quella, il mercato era quello, sicuro, ne sono sicurissimo. Tu che stai facendo qui? Tutti che vanno in giro, lavorano. Sono io l'unico coglione che bighellona così perché... Uè. Perché non sa che cosa fare. Mercanti in sciopero. Wow.
Mi si è buggato. È solo lui che vende cibo, nel caso stessi morendo di fame. Magna, bastardo. Sto gioco sta mettendo a dura prova la mia pazienza. Con 7 danari adesso. Cosa faccio? C'è qualcuno qui? Lui? Ah, lui è il mio lavoratore. Take your card to the market to load your goods, ma se non ho trovato nessuno. Ho il coso. Magari con questa roba, boh, appaiono. Se è così, ha dell'incredibile. Siamo col carretto correndo come dei pazzi. Buonasera, sono venuto col carretto. È cambiato qualcosa nei vostri confronti? No? Niente? Vi ho portato un carretto, un fottuto carretto. Torniamo indietro dal deficiente, va? Andiamo indietro del deficiente. Devo tirare in testa il carretto al deficiente. Guarda, fammi caricare il gioco perché non ho capito che è successo. Allora, abbiamo 7 danari. Dobbiamo fare pipì. Non abbiamo sonno e siamo pronti per cercare un lavoro. Ok. Tutti felici e contenti. Andiamo nel nostro mercato un attimo. Non è lui, no? No. Deve essere quello. Che ha appena chiuso lo shop. Sì, ma che orari di merda sono? Scusami un po'. Apri. Questi vogliono carne. Sì, vogliono carne. Allora, take your cart to the market to load your good. Ho preso il mio fottutissimo cazzo di minca di carretto. Ora voglio vedere se ci sono persone nel market. Io non vedo nessuno. Perché questo punto del paese è completamente spoglio. Perché è così stronzo sto gioco? Perché? No, ridammi il carretto. Niente, devo fare la figura del coglione girando nel villaggio con un carretto. Con 7 danari che non mi ci compro manco le sigarette con quelli. Cioè, ma io sono a meno 13 danari. Che giro a fare col carretto? Aspetta un po' perché qui il gioco si è rotto. No, ma è uscito così tanto. Vabbè, lo riapriamo. Sto gioco mi sta già portando alla follia, eh.
Nuovo gioco. Sì. Nuovo, nuovo, nuovo. Qui abbiamo cagato fuori, il gioco ha cagato fuori. Non ho capito chi ha cagato più fuori di tutti. Andiamo nel nostro shop, dice il gioco. Andiamo nel nostro shop. Premi M per la mappa, premiamo M per la mappa. Ok. Il mio shop è quello. Apri. Premi Q per customizzare le cazzate. Quello per collezionare le monete. E ci mettiamo un tavolo semplice. In testa glielo fico il tavolo, guarda. Qui. E poi fichiamo questo. Salva. Biduf. Allora, tu non ha nulla da dire. Ora, take your cart to the market to load your good. Io adesso piglio questo e vado al market, no? Che, stando alla mappa, guardate, questo è lo shop. Questo è tra l'altro il muretto che si vede nella mappa. Io devo andare esattamente qua, in questo punto, no? Che è questo? All cart, come dice il tutorial, noi ci andremo. Non c'è nessuno. Non c'è davvero un cazzo di nessuno. Ma io come lo continuo il gioco? Tra l'altro c'è il lavoratore che mi sta prendendo soldi. Dammi il mio carretto. Ma mi sa che questo gioco non funziona. Ho proprio l'impressione che il gioco non funziona. Il gioco andrà dritto per dritto nella playlist dei giochi di merda. Perché non è possibile. Due cose in croce devo fare, non funziona un cazzo. Due cazzo di cose in croce devo fare. Niente. Ci vita solo nel villaggio, ma nel villaggio non fa comprare. Start unpacking goods. Ok. Così. Cioè prima mi dici di andare al market e poi c'è questa roba da fare. Porca puttana. Porca patata. Porca patata, ma quante ne ha di patate in quella cazzo di cosa? Quindi uno sembra pure un panino. Pane e patate, tiè. Quindi sarà qualcuno che adesso comprerà pane e patate? Dai, pane e patate oggi.
Pane e patate, ragazzi. The price in the market change, grazie al cazzo. Ce l'hai già detto. Oh, abbiamo collezionato cose. Ci stanno comprando le patate. Forse qualcosa sta funzionando, dai. È così. Comprami tutto il pane e patate che ci sono. Poi qui. Facciamo così. Salva il gioco. Shop rating. Non si capisce, non si legge parzialmente. Guarda, mi sto facendo venire il nervoso e basta. Altre patate comprate, grazie, grande. Dammi i soldini. Ma adesso se vado al mercato troverò qualcosa. Venite, venite, abbiamo ancora delle patate. Abbiamo una patata e un panino. Su, patate e panino. Io credo che andrò a vedere un attimo col carte se al mercato. Oh, ti sposti? Vado a vedere se al mercato è successo qualcosa. Se no, abbiamo finito pure gli ingredienti. Beh, ti incastrare. C'è qualcuno al mercato adesso? Raga, ho venduto un paio di patate. Cambiato qualcosa? No. Me ne frega un cazzo a nessuno che ho venduto delle patate qui. Nessuno è orgoglioso di me. Delle mie patate, del mio panino venduto. Guarda che si parte con pane e patate per diventare miliardari, eh. Niente! Non c'è una mato cazzo! Altro che mercato qui! Allucinante! Anche perché altri villaggi o altri posti abitati non ne vedo. Siamo fottuti, ragazzi. Così un attimo. Mollami il carretto qui. Abbiamo fatto 17 soldini. Abbiamo venduto tutto. Signori, c'è crisi, non c'è nulla, perché entrate? C'è crisi, nessuno mi vende nulla e io non posso aiutarvi, tu mi vendi qualcosa. Abbiamo pure chiuso. Signori, sto carretto dove me lo ficco? Adesso lo butto lì. Altro da fare, purtroppo, non ne ho. Le patate, Dio bastardo, guarda. Non abbiamo niente qui. Cos'è sta roba? Oh, abbiamo altro? Aspetta. Ah, ma non ho le casse di bastardo. Di pane. Piazza qui. Abbiamo altro pane, ci siamo sbagliati. Un pane alla volta, guarda. Bastardi. Uno sopra l'altro. Questo che cos'è? Un accessorio. No, un gancio. Tiè, pigli anche questi. Vendiamo tutto quello che abbiamo dentro. Tra un po' vendiamo i tavoli. Vendiamo il libro mastro. Ste cassettine qui. E come ultima offerta c'è anche lui. Il mio figliuolo. Olè. Risolviamo qualcosa così? Apri il mercato. Allora, io vado a farmi una bella dormita. Sì. E
E ci vediamo domani. Permesso. Spera che qui c'è fame, mi devo fare una bella mangiatina. Compra. Compri. Ok. Una bella formaggiata. Ok, andiamo a dormire. A casa nostra. Non è questa, no? Sì. Ok. Ci piazziamo il cesso e il letto. Così a fianco, che se beviamo troppo dobbiamo vomitare e vomitiamo direttamente qui. Allora usiamo. Dormiamo. Vediamo se qualcosa si risolve. Ah, ci svegliamo così. Chi è che mi apre le porte? Buonasera. Andiamo ad aprire il negozio. Oh, è già aperto. Grande, è già aperto. Spostatevi. Hop. Di mattina si è così belli, belli freschi e pimpanti. Com'è sta andando il mercato? Tutto venduto? Dammi i soldini. Oggi sarà aperto il mercato. Oh, io provo perché il mercato è lì. Io lì dovrei continuare il gioco. Quindi, più che sperare che le cose si fissino nel mentre che gioco, non c'è nient'altro da fare, sennò avrei già chiuso. Sennò avrei già chiuso. C'è una porta aperta. Immagino non ci sia nessuno, no? Scusa un po'. Fammi vedere. Così c'è nessuno, vero? Ti pareva? Ah, un mercatino ce la potevano ficcare. Qua non si può aprire. Ma non c'è nemmeno un barbone che dorme. Figuriamoci un mercante. Non è che devo. Boh, proviamo ad andare ai confini dell'universo, ragazzi. E mo ci portiamo anche il carretto, perché se no se lo lasciamo qui siamo fottuti. Niente, muro invisibile, c'era da aspettarselo. Come tiriamo avanti? Io le cassette dentro il negozio le ho finite. Poi vediamo di finire pure le robe che ho messo in vendita. Vediamo un po', no, il carretto. Cioè, magari questo gioco è veramente incredibile. Cioè, che non aprono a quest'orario. Che cazzo di ora aprono i mercati? Shop closed. Ho finito già gli oggetti? Dove stai andando? Dov'è il mio shop? Non è questo? Oppala, oe. Tu chi sei? Sei un ladrone? 80 soldi. Ok. E adesso? Come facciamo? Cosa? Cosa e come? Beh, mi sa che chiudiamo baracca qui perché non si può fare più nulla, signore. Tra l'altro ho visto che ha cambiato i vestiti. Coglione, nonostante il negozio sia chiuso, però sta lì a lavorare.
Mo' abbiamo finito tutto. Quindi questo è sempre food. Proviamo a entrare a guardare anche dentro il villaggio, bene bene, per un'ultima volta. Se no sto gioco proprio è ingiocabile. Cioè lo scopo per cui va giocato non c'è. Con chi commercio? Sono queste cose? Sì, ma se non posso acquistare, caro, il mio gioco di merda. E ho anche la luce. Mi tiro avanti. Provando un paio di tasti un po' randomici per vedere se cambia qualcosa. L'unico scemo del villaggio è lui che vende. Vende meglio di me. Da dove cazzo lo prende il pane? Tu lo vorrei sapere. Voi andate in giro a non fare un cazzo. Sembrate che state lavorando. Invece no, guardalo. Si aggira in maniera losca davanti alla mia proprietà. Cos'è? Cosa ha intenzione di fare? Niente. Anche lui è schifato del mercato, ha guardato così. Sa che vado a comprarmi una birra, due mele. Ah, è vero, non va, non va. Non funziona. E se ne sta andando via, infatti, vedi. Questa intelligenza artificiale vantata dal gioco lo sto ancora cercando. Dov'è sei intelligenza artificiale? Non ti vedo. Ai mercanti promessi poi. I cambiamenti di prezzo. Ste favole che mi hanno fatto vedere inizio gioco, scusa. Guarda, è mezzogiorno. Se non ci sono i mercanti adesso, vuol dire che non ci sono mai. Puoi impigliare il carretto? Andiamo? Che loro sono tutti lì che aspettano il mercato. Ultima passeggiata verso il mercato e poi vaffanculo se non c'è nulla. C'è niente. Oh, peccato. L'avrei voluto giocare a un gioco medievale dove commerci, fai cazzate del genere. Purtroppo non è questo il gioco. Riportiamo il carretto a casa. Mandiamo a puttane tutto. Niente. Permesso, scusa che... Dai. Devo parlare col mio collega. Scusa, devo parlare un attimo. Chiudo perché... Siamo fottuti! Non abbiamo un soldo in tasca. Cioè, io sì, tu no. E presto chiudiamo baracca, perché non c'è un mercante!
Non c'è un mercante. Capito? Quindi adesso la pregherei di prendersi un giorno di vacanza, o forse anche due. E niente. Direi che a lui lo lasciamo qui, gli regaliamo la proprietà, questa è casa tua, figliuolo. E fine dei giochi, perché non c'è nient'altro da vedere, ragazzi, in questa roba. Assurdo.